Un'altra conferma nelle file da Bucci e Elena Perinelli. Allora, dopo la stagione scorsa dove la BBC è arrivata a conquistare una coppa, quindi un evento in più nel prossimo anno, sei stata confermata in questa squadra. Si diceva prima importante, no? L'anno scorso sei arrivata in una squadra che praticamente è stata rifatta completamente, quest'anno ci siete 3-4 giocatrici che dovrete dare e si dovrà partire da lì, dai. Partiamo da qua, Elena. Sì, penso che sia molto importante comunque avere una base da cui ripartire, perché come ho detto prima comunque ti permette di guadagnare un po' di tempo all'inizio. Poi sono sicura che saremo brave ad amalgamarci, creare un bel gruppo, anche insieme allo staff, e quindi partire da subito forte. Sono contenta comunque di fare una decina di giorni a Fortelimarmi, perché penso che anche quello comunque sia un buon punto di partenza che ci possa aiutare. Serve a cementare il gruppo, no? L'hai già sperimentato l'anno scorso, no? Ascolta, Elena, in un campionato che si diceva prima diventa sempre più difficile perché tante squadre si sono rinforzate, no? Quali possono essere gli obiettivi, anche se vabbè, è presto per dirlo, ma diciamo gli obiettivi personali tuoi e quelli di squadra, dopo un anno positivo. Si cambia un po' anche, cambia l'allenatore, comunque insomma credo che la volontà sia sempre quella, che costante di proseguire quel cammino. Sì, penso di sì, penso che insomma in campionato si possa cercare di fare bene, arrivare probabilmente almeno nella posizione dell'anno scorso sarebbe già comunque un bel risultato, perché Certo. comunque le prime squadre sono molto forti, e in più avremo la Coppa Europea su cui secondo me possiamo puntare molto. Niente, tu hai qualche obiettivo personale tuo di questo secondo anno? L'anno scorso eri reduce da un anno un po' tra infortuni vari, hai fatto un po' fatica, si diceva, poi piano piano il tuo rendimento è migliorato, no? Credo che si diceva scherzando, si possa partire da lì, no? Su quello che è stata l'ultima fase del tuo primo anno nella RBC. Sì, io voglio continuare il mio percorso di crescita, voglio diventare sempre più una protagonista e un punto fermo di questa squadra, di questa società. Sono contenta della stagione che ho passato, della stagione scorsa, perché volevo tornare al massimo livello. E non era facile, no? No, sicuramente non era facile dopo l'infortunio, però sono contenta di averlo superato, sono contenta di come ho finito, di come ho fatto l'ultima, anche tutto il girone di ritorno, quindi voglio ripartire da lì per continuare a crescere sempre di più. Grazie. Grazie.